legato in particolare al Natale e dalle festività di fine anno, il cappone ha una tradizione gastronomica plurisecolare, una produzione che era molto diffusa nelle campagne del Piemonte, dove praticamente in ogni cascina lo si allevava per poi rivendere gli esemplari migliori al mercato per arricchire le tavole con una specialità gastronomica considerata all'epoca un lusso. A San Damiano d'Asti e nel suo circondario questa consuetudine di allevamento, a differenza di molti altri centri agricoli, non è andata perduta negli anni e si è sempre svolta una fiera intorno alla metà del mese di dicembre. Negli ultimi anni la storica iniziativa ha ripreso vigore unitamente al desiderio dei consumatori di ricercare specialità alimentari gustose, genuine e di origine garantite. Per l'allevamento dei capponi a San Damiano si utilizza una razza autoctona che prende il nome di Bionda. I metodi di allevamento del cappone si rifanno ad un'antica tradizione. La capponatura o castrazione effettuata a mano viene fatta sugli animali quando hanno raggiunto il peso di un chilo, un chilo e mezzo. Essa comprende anche il taglio della cresta e dei bargigli in modo da eliminare anche i caratteri sessuali secondari. I capponi sono poi allevati liberi all'aperto nei cortili e nelle zone limitrofe dell'azienda agricola, vengono alimentati con prodotti aziendali, per la maggioranza mais. Il giorno della fiera i capponi sono portati in esposizione e venduti, capita spesso però che molti esemplari siano prenotati o venduti direttamente in cascina. Un buon cappone deve essere chiaro, senza cresta, con testa piccola. Il peso dei capponi di San Damiano oscilla attorno ai 3 kg ed arriva in qualche caso anche ai 3,5 kg. La carne è molto più gustosa e morbida di quella del pollo normale ed è indicata per la preparazione di prelibate ricette, anche semplicemente lesso ed accompagnato dal bagnette o altre salse. Se ne ricava un brodo tra i più gustosi, molto adatto a far cuocere ravioli ed altre paste ripiene tipiche delle feste, oppure abbinato ai crostini della classica grissia monferrina. Domenica 14 dicembre torna dunque la fiera storica del cappone di San Damiano d'Asti. Una grande fiera storica del cappone di San Damiano d'Asti, 14 e 15 dicembre, si rivivrà un paesaggio rurale con i capponi in piazza, con le aziende agricole, con i mercatini natalizi, con i commercianti, l'asin trekking, tantissime cose, la musica non può mancare con la nostra banda municipale, con un concerto dei Tua Madre, un gruppo di Genova e tanti avvenimenti correlati al nostro prodotto d'eccellenza, il nostro cappone. Ecco, tra questi altri avvenimenti correlati sicuramente la promozione di tutti i prodotti tipici di San Damiano d'Asti nella sua completezza, a cominciare dai vini. Certo, perché il nostro territorio è ricco di prodotti enogastronomici di eccellenza. Voglio ricordare il tartufo, voglio ricordare i nostri vini con le nostre doc, voglio ricordare il nostro Barbera d'Asti, un vino eccezionale che vogliamo rilanciare nella sua totalità. Il cappone rappresenta veramente il prodotto natalizio d'eccellenza. È il prodotto natalizio d'eccellenza che lo potete trovare in tutti i ristoranti sandamianesi e non solo, potete trovarlo su tutto il territorio nazionale perché abbiamo richieste che arrivano da tutta Italia. L'amministrazione crede in questo prodotto insieme a tutte le associazioni di categoria, insieme agli imprenditori agricoli, queste bellissime aziende agricole che insieme a noi continuano a promuovere questo prodotto d'eccellenza che diventerà l'eccellenza del nostro territorio e di tutto il territorio dell'UNESCO.